Buongiorno, sono Roberto Masiero, sono presidente di THINK, l'Innovation Knowledge Foundation, e siamo qui in occasione della presentazione del progetto di ricerca Innovazione nel settore dell'energia e dell'ambiente in Italia. Gentilmente ospitato dall'ingegner Longa, amministratore delegato del Parco Scientifico e Tecnologico della Valle Scrivia, e che ha ospitato un importante intervento dell'ingegner Guido Bortoni, presidente dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, che cortesemente si è reso disponibile per approfondire un paio dei temi che ha trattato nel corso del suo intervento. Prima domanda è: qual è la visione del regolatore della situazione energetica del momento nel nostro paese, tra fonti tradizionali e energie rinnovabili? La visione del regolatore è certamente parziale perché non possiamo occuparci, né vogliamo, di politica energetica. Quindi per noi le fonti sono le fonti energetiche da trattare con dei meccanismi di mercato, quindi noi definiamo la regolazione di questi meccanismi. Certamente da una parte le fonti tradizionali, quindi quelle a combustibili, idrocarburi, e dall'altra quelle rinnovabili hanno diverse meccanismi e noi li seguiamo sia in termini di definizione delle regole sia in termini di incentivazione. Come si sa, quelle delle fonti rinnovabili ad oggi non sono in grado di sopravvivere o comunque di ripagarsi da sole in un ambiente di mercato, cosa che invece fanno le tradizionali, quelle idrocarburi, e quindi l'autorità attua anche tutta una serie di incentivi senza definire quantità e livelli che appartengono invece alla politica energetica nazionale di governo e Parlamento, ma l'autorità definisce, come dire, le regole di convivenza di queste due, diciamo, parti della vicenda energetica italiana. Da un lato le regole di mercato per le fonti tradizionali e gli incentivi, per le fonti rinnovabili. Stiamo vivendo, e qui vengo un po' alla domanda, stiamo vivendo un periodo in cui c'è un tumultuoso, come diciamo, sviluppo delle fonti rinnovabili in termini di quantità. Abbiamo una buona varietà di fonti rinnovabili e una buona diffusione, perché a differenza delle fonti tradizionali si sa che le fonti rinnovabili sono molto diffuse, disperse nel territorio, quindi sono anche al limite sul tetto della nostra casa, di tutti i cittadini. E quindi questo sviluppo di fonti rinnovabili pone abbastanza delle problematiche, degli interrogativi a cui il regolatore cerca di dare risposta, e ovviamente ne porta la quantità di incentivi necessari, e quindi alla fine l'onere che questo sistema di incentivazione per le fonti rinnovabili genera, lo porta sulla bolletta dei cittadini. Questa è la parte, se vogliamo, più spiacevole della storia, ma è certamente una parte che è necessaria proprio per garantire lo sviluppo di queste fonti rinnovabili. E questo, grazie per di questa fotografia del presente, parliamo di futuro. Quindi, quali sono nella sua visione le prospettive al 2020 e dopo? E in particolare, quali sono le prospettive delle varie fonti energetiche e il ruolo delle nuove tecnologie? Ecco, allora qui dividiamo la storia in due parti. La prima parte che ci porta fino al 2020, anno in cui abbiamo da raggiungere alcuni obiettivi in termini di sostenibilità energetica, ben noti obiettivi, il cosiddetto 20-20-20, quindi una percentuale di fonti rinnovabili nel nostro paese importante, che sarà articolata sui tre filoni: produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, utilizzo di energia rinnovabile per la produzione di calore, per il riscaldamento, raffrescamento delle nostre case, dei nostri stabilimenti, e anche nel settore dei trasporti.
Questo al 2020 è un impegno che per l'Italia si attesta intorno al 17%, che è la percentuale di fonti rinnovabili rispetto al complessivo fabbisogno energetico di tutti questi settori del paese. Raggiungeremo molto probabilmente questo 17% al 2020, se non lo raggiungeremo purtroppo ai noi ci saranno delle sanzioni europee, comunque raggiungeremo questo 17% al 2020 con le tecnologie, per venire alla domanda, più o meno disponibili oggi, magari migliorate nei prossimi anni, ma certamente l'orizzonte di programmazione deve fare i conti con le tecnologie, con le conoscenze di oggi. Oltre il 2020, dove il 2030 e gli anni successivi, dove le fonti rinnovabili dovranno giocare un ruolo, oltre che di sostenibilità, anche di diversificazione energetica, quindi prendere una fetta importante del mix di produzione nazionale, in questo scenario, ripeto, di medio e di lungo termine, certamente non potremo fare a meno di nuove tecnologie rinnovabili, di un salto generazionale di tecnologie di fonti rinnovabili che ci consenta due cose. La prima è di aumentare la quantità di fonti, la resa, potrei dire, di fonti rinnovabili per appunto raggiungere importanti volumi delle medesime. E la seconda, avere un tipo di costo da remunerare certamente più competitivo rispetto ad oggi, più conveniente rispetto ad oggi, perché i sistemi di incentivi tutti sanno che hanno un senso, promuovono lo sviluppo delle fonti con una fase di start-up, ma necessariamente il sistema di incentivi deve avere un termine graduale, ma deve avere un termine, e quindi la nuova generazione di fonti rinnovabili verso il 2030 sarà sicuramente self-sustaining, cioè dovrà riuscire a ripagare i propri investimenti, i propri costi, semplicemente sul mercato. A questo proposito vorrei chiedere all'ingegnere Longa qual è il ruolo dei poli tecnologici nel processo per il raggiungimento di questi obiettivi. Devo dire che il compito mi è facilitato da quello che diceva prima l'ingegnera Bortoni, perché i poli di innovazione tecnologica, che sono stati voluti fortemente dalla Comunità Economica Europea e finanziati dalla Comunità Economica Europea, nascono come evoluzione dei cosiddetti cluster di parco tecnologico, per cercare di spingere le nostre piccole e medie imprese e anche i grandi gruppi a investire in innovazione tecnologica, proprio per arrivare a quella che in termine tecnico noi chiamiamo la parity grid. E mi fa molto piacere aver sentito dall'ingegner Bortoni, anche se non ci siamo assolutamente concertati, voglio dire che il target che ad esempio il polo di Tortona si è dato, e quindi la regione Piemonte, è di raggiungere l'obiettivo di parity grid nel giro di 48 mesi. Perché? Perché noi pensiamo che se non si raggiunge in un tempo, avendo perso almeno 15 anni rispetto ai competitor tedeschi, giusto per non fare nomi, spagnoli o cinesi, parlando di fotovoltaico, ma anche di eolico o di altre fonti sulle rinnovabili, il gap noi non lo colmeremo mai. Quindi questo gap va ripreso in maniera molto veloce. Quindi i poli sono fortemente indirizzati a questo. Non si fa più fotovoltaico, per intenderci, di prima generazione, che è quello che oggi viene installato, ma ci stiamo muovendo su progetti di ricerca sulla cosiddetta terza generazione, quindi quantum dots di materia e altre cose, e sulle biomasse e i biocombustibili direi stiamo ottenendo discreti e soddisfacenti risultati, proprio perché anche noi siamo convinti che l'incentivo sì possa aiutare una fase di start-up, ma ognuno poi deve camminare con le proprie gambe per essere competitivo nel sistema liberalizzato. Grazie, è stata un'occasione preziosa per sentire da una parte
la visione, il punto di vista del regolatore, dall'altra quella di uno dei protagonisti dell'innovazione tecnologica del settore.